Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi andremo a utilizzare per la prima volta un brand makeup che non ho mai usato finora. Sì, esistono ancora brand che non ho mai usato. Se ancora non l'avete fatto e volete rimanere mia compagnia, pigiate i bottoncini e attivate la campanella per non perdere le prossime pubblicazioni. Vi ringrazio infinitamente se vorrete supportare questo video e il canale con un pollice in su, perché serve tantissimo, ormai lo sapete meglio di me. E inoltre mi trovate su tanti social che vi farò comparire qua in ogni dove. Detto questo, io ho appena fatto delle storie su Instagram, ovviamente, per dirvi sto per registrare con un brand nuovo per me, che è giovane come brand, non esiste da moltissimo tempo. Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere così. Però ho deciso solo adesso di prendere qualcosa per provarlo. E vi ho detto, ancora i capelli un po' così alla bene e meglio. Ecco, sappiate, voi che venite da Instagram e avrete visto quelle storie, sono rimasta con i capelli alla bene e meglio. Perché alla fine ho detto, io sto più comoda per truccarmi gli occhi, senza capelli, mollettine, cose. E quindi i capelli sono proprio così come li ho presi. Poi, essendo puliti, scivolano da tutte le parti. Ho messo anche una pinza qua dietro. Questa è no la TV verità, è la YouTube verità. Ma torniamo subito a noi, andiamo subito al fulcro del video. Oggi andremo a provare per la prima volta insieme il brand, per la prima volta per me ovviamente, il brand di Chiara Ferragni. Non ho mai acquistato nulla delle sue precedenti uscite, so che sono uscite altre palette, dei rossetti, dei balsami labbra, l'illuminante, molto famoso, un illuminante in stick che insomma è stato molto venduto e molto apprezzato. Ho tante cose, provo tante cose, quindi quando arrivo arrivo, diciamo. Questa è la collezione natalizia, è uscita da pochissimo, io l'ho comprata da Douglas, ma sono certa si trovi sia sul suo shop online e credo anche nei negozi, e so che adesso nella galleria di Roma Termini c'è anche un temporary shop che rivende Chiara Ferragni, per l'appunto. Non so fino a quando stia in galleria a Termini, però so che c'è. Questa collezione ha una sola palette, che è questa che ho preso, la Platinum Edition, che ha 6 ombretti all'interno. Penso che tutte le sue palette fossero con 6 ombretti, quelle più grandi erano quelle che ha fatto in collaborazione con Lancôme, e mi pare che ha fatto un paio di collaborazioni prima di lanciare proprio il suo brand specifico. Non vorrei dire cose, non so proprio precisamente tutta la vita lavorativa di Chiara Ferragni, però penso che sia una cosa del genere, se ricordo bene. E ho deciso di provare questa collezione perché questa palette, la gamma colori, mi ha abbastanza intrigata. Venendo al discorso solito che sento fare, ne abbiamo già visto, non nello specifico di questo, ma in generale, non è niente di nuovo. Per me la novità è difficile che venga fuori, nel senso che o si inventano colori che non esistono ancora in natura e al mondo, oppure bene o male le cose gira che ti rigira sono sempre quelle. Magari ci può piacere più la texture che produce un brand piuttosto che un altro, insomma. Però siamo sempre là, ragazzi, ma qual è la novità? Questa gamma colori l'ho trovata intrigante e quindi ho voluto prendere la palette occhi, ci sono molte referenze, molte più di quelle che vi farò vedere io, e poi volevo provare un rossetto e ho deciso di prendere il kit che mi sembrava molto carino, ed è quello nude, e all'interno c'è proprio la matita e il rossetto, è in un'unica referenza colore, non ne ho viste altre sul sito di Douglas, è 05, ma non ce ne sono altri, però ci sono singolarmente altri rossetti, altri balsami labbra colorati, ho visto che c'è un rossetto di quelli con il finish luminoso che spesso fanno molti brand per le feste, ci sono tante cose, magari vi lascerò sotto in descrizione il link al sito, insomma alla pagina, potete andare a vedere tutte le altre referenze di questa nuova uscita. I prodotti ovviamente sono made in Italy, ovviamente, perché cioè da Chiara Ferragni mi aspetto che produca in Italia, dove vengono a produrre le migliori aziende da tutto il mondo, ci mancherebbe che noi producessimo non si sa dove. La paletta ha un pack molto carino, è super compatto, super solido e bello anche esteticamente, molto curato. C'è uno specchietto che, per quanto è piccina comunque la palette, ci si vede piuttosto bene, e ha 6 colori all'interno, di cui 3 matte e 3 con finiture luminose varie. Questi sono i colori della palette. Caspita,
Non li ho toccati, prima volta, sempre insieme a voi. Gli ombretti luminosi, questo che mi ispira. Wow, questo è bellissimo. Mamma mia. No, vabbè, sono meravigliosi. Così sono una meraviglia. Questi sono i tre colori. Ma che vi ho detto prima? Vi ho detto giusto i numeri dei colori, tre matte e tre finish luminosi? Vabbè, lo sapete che sono un po' testa per aria. Se ho sbagliato, ora mi sono corretta. Questi sono i tre colori luminosi e vi dico che a toccarli e a vederli dal vivo sono veramente molto belli. Andiamo al classico prova palmo della mano. Uno. Ora vi faccio vedere da vicino. Mamma mia. Questo è un topper molti sfaccettato, molti riflettente, bellissimo. È questo che mi sembra una meraviglia. È un argento con perle all'interno, mamma mia, belli, veramente belli. Sono talmente riflettenti, soprattutto i due che all'interno hanno non solo la perla ma anche una base glitter, che non riesco a farvi vedere. Tenete conto che appunto questa è una palette per le feste, non mi aspettavo nulla di meno, anzi. Adesso vi faccio vedere i colori matte, questo che è quello più naturale rosato. Questo che è un marrone bello freddo come piace a noi, o perlomeno a me piace molto, è questo Bordeaux. Sono polveri setose e sottili, quelle di matte. Non vedo l'ora di andare a provare tutto. Cominciamo subito a truccarci. Vado a prendere con un pennellino da sfumatura abbastanza ampio il colore questo naturale rosato che si chiama Hangout. Polveroso il giusto, sinceramente, non ha fatto la nube di polvere andandolo a prelevare, e vado a fare la prima sfumatura. Siccome so che me lo chiedete spesso quando le indosso, la collana, questa, è di Swarovski. È un bel colore di transizione, ha la giusta intensità, si sfuma molto bene, non fa chiazza di colore e, come già vi ho detto, non alza nemmeno tanta polvere nella cialda. Non che questo sia sempre visto come un demerito per me, perché ci sono tanti brand che sono un pochino polverosi nei matte ma che poi hanno una performance pazzesca. Però ve lo menziono perché so che tante di voi spesso mi scrivete che non riuscite tanto a gestire gli ombretti più polverosi. Ora vado a prendere questo colore qui invece, che è il Bordeaux Matte, pennellino sempre da sfumatura ma decisamente più di precisione, anche questo non alza molta polvere, e vado a sfumarlo più a ridosso della rima dell'occhio e un pochino verso l'esterno. Non ho ancora deciso cosa fare, sto andando sempre così un po' alla rinfusa, sulla scia del momento. Vi posso dire che i colori si sfumano insieme alla perfezione, in maniera molto semplice, per cui l'impressione che mi avevano dato toccandoli di setosità è proprio così. Sempre con il pennellino sto andando alla fine dove ho fatto la sfumatura, questa più alta, e vado a tirarlo un po' verso l'esterno, lo vedete? Adesso vado a utilizzare un altro prodotto nuovo che io sto già utilizzando da un po' di tempo, che mi avete visto utilizzare ma in segreto, ve l'ho solo menzionato che stavo provando qualcosa di nuovo ma non vi potevo dire cosa perché non sapevo quando sarebbe stato il lancio. Si tratta dello sticky colla di Neve Cosmetics, e ve ne ho parlato anche su Instagram, ed è una base cerosa in cialda proprio per gli ombretti glitterati, e inoltre una delle qualità incredibili di questo prodotto è che rende waterproof gli ombretti che andate a metterci sopra. Vado a prendere un pennello come questo a lingua di gatto, anche un po', vedete, preciso, appuntito, e vado a prendere lo sticky colla direttamente dalla cialda. È trasparente, quindi mi aiuto con un pennello perché lo voglio mettere su tutta la palpebra mobile, e mi rende più agevole l'applicazione. Come vedete lo vado proprio a stendere come se stessi mettendo un ombretto su tutta la palpebra mobile, e come vi dico sempre, un po' per la mia conformazione di palpebra, io lo metto anche leggermente più in alto. Come vedete è una base totalmente trasparente, non ha tempi di asciugatura, non deve asciugare, e vado a prendere l'ombretto che mi ha rapito il cuore, questo voglio provare, questo qui, voglio rimanere sul luminoso, su uno, e lo vado a tamponare. Wow,
Ma vi rendete conto? È stupendo. Lo vado a tamponare su tutta la palpebra mobile. Vado con il dito e poi dopo, se ho bisogno, vado a rifinire un po' con un pennellino. Vado a riprendere il pennellino con cui ho sfumato il bordeaux nella piega e vado a dare una forma nella piega all'ombretto luminoso. Penso possiate vedere, io ho già la base del viso fatto, come sempre non ho ancora il correttore perché a me piace metterlo in un secondo momento, ma non ho un briciolo, un glitter, niente sul viso, niente. Ho messo un po' di correttore e il solito matitone introvabile nella colorazione soft bronze e quello doppio di Bobbi Brown. Chiara, se volessi farmi un matitone soft bronze tipo questo, te ne comprerei 150.000, sappilo, così lo dico, perché visto questo non si trova più. Pennellino piccino, vado a prendere il marrone matte, un pochino, e vado a tamponare il matitone bronzo e a sfumarlo, così al contempo lo andiamo a fissare. Si sposano molto bene i colori perché, come avete visto, questo marrone, e poi in generale ho visto che i suoi colori matte sono assolutamente modulabili, quindi non partono scurissimi che poi per sfumarli è un macello, sono molto facili da applicare. Angolo interno dell'occhio vado a mettere il colore questo più chiaro luminoso e andiamo qui su, già che sarà perfetto, e infatti lo è dallo swatch che avevo fatto prima. Questa è la Cupid's Arrow nella colorazione quella grigia di Nabla, non mi ricordo, aspettate, forse sulla scatola c'è scritto, si chiama Midnight Grey. Questa dovrebbe essere in linea permanente, è il verde che ho preso, che è invece edizione limitata, e vado a fare la solita righetta sottile, vado direttamente con il matitone, non l'ho ancora mai usato, però sono curiosa e trovo che il grigio si sposi bene con questi colori, perché poi dopo voglio andare a fare un'altra cosa. Ora vediamo tutto, quindi vado proprio leggermente all'attaccatura, ecco qui, l'ho applicato e ho fatto anche una codina verso l'esterno. Mi piace già così, però volevo andare a fare un'altra cosa. Vediamo un attimo che viene fuori. Ora, pennello piccinissimo. Vado a prendere lui, tanto l'avevate già capito. Questo grigio ultra riflessato. E proprio con un pennello piccolo piccolo lo vado a passare sopra il matitone di Nabla. E ragazzi, questo è il look occhi finito. Io ve lo dico, mi è piaciuto tantissimo fare questo trucco, mi è piaciuto usare questi prodotti, mi è piaciuta la resa e mi piace visivamente quello che vedo. Veramente bello. Per quanto riguarda gli altri prodotti che ho utilizzato per fare la base del viso e tutto quanto, info box vi scrivo tutto, 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 come sempre. E il rossore aggiuntivo è offerto da me stessa, la lampada, il calore, l'umidità che c'è oggi, e insomma lo sapete come sono fatta e mi arrosso facilmente, poi andrà via. E questi sono matita e rossetto, i pack sono bellissimi, tutti luccicosi e inoltre olografici. Tripudio proprio, fantastico, ed è un colore assolutamente nude, un nude rosato, e il bullet ha incisi tutte, insomma, lo stemma, il logo di Chiara Ferragni, stelline, insomma molto carino. Matita labbra, andiamo a fare il bordo e poi andiamo a mettere il rossetto insieme. Ah, perché dal colore che vedo della matita, l'applicazione sulle labbra è decisamente più rosa, qui sembra quasi un pochino più marroncino nude, invece è un rosa molto chiaro. La matita ha un ottimo tratto, si stende molto bene e molto facile da applicare. L'ho sfumata leggermente anche verso l'interno e ora andiamo ad applicare il rossetto, che se tanto mi dà tanto, penso che come la matita, in realtà poi applicato diventi un pochino più tendente al rosa che non al marroncino rosato. Sì, però è bello il colore, è una punta di rosa elegante, non un rosa Barbie, quei rosa un po' sfacciati, è tenue il giusto, mi piace il colore, eh? Rossetto applicato, direi che sta anche molto bene con il trucco,
con la palette si abbina perfettamente. E come vi dicevo prima, è un rosa tenue, elegante. Dal bullet sembra anche la matita più un marroncino rosato. In realtà è un rosa tenue. Questo è il look finito. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo look, come vi è sembrata l'applicazione di questi prodotti. Io vi posso dire che la palette mi ha entusiasmata più quasi che a vederla, proprio utilizzarla mi è piaciuta tantissimo. Vi consiglio come espediente per ombretti di questo tipo di utilizzare prodotti come la sticky colla di Neve. Andate a controllare l'info box di Neve Cosmetics o il codice sconto, che è sempre attivo, del 10%, ed è un codice sconto affiliato in questo caso, e non so se sia ancora già scontata di suo, quindi potreste usufruire di un doppio sconto. È un prodotto che sto utilizzando ormai da qualche settimana, vi posso assicurare che per questo tipo di look, per questo tipo di ombretti, è veramente valido. E per quanto riguarda le emoji, ovviamente in onore del make-up di Chiara Ferragni sarà l'occhio, eccolo, l'occhio. Grazie infinite per aver visto anche questo video fino alla fine, vi mando un bacio immenso, ci vediamo alla prossima, state bene!